Preoccupazione e sconcerto, rabbia e impotenza, delusione, indignazione e risentimento. Questi gli stai d'animo dell'assemblea del consorzio del Cerreto, quartiere di Ladispoli. È un casino. Devono pagare tutte quelle persone che non hanno mai pagato, non ce la facciamo più. Sono 40 anni che pago io, basta, hanno stufato. Devono espropriare il terreno a chi non ha mai pagato, basta. Non capisco perché ancora insistano a fare queste riunioni. Sicuramente alla fine dovremmo ripagare. Faccio un'altra segnalazione. La riunione dei condomini del complesso doveva servire a spianare la strada per raggiungere il traguardo della chiusura definitiva del consorzio. Si è risolto con un nulla di fatto a causa del mancato raggiungimento dei millesimi necessari per rendere valida l'assemblea. Ci si è fermati a 225 millesimi, ne occorrevano più di 250. Si sono registrati momenti di tensione tra i due gruppi che si sono contrapposti sul come arrivare a chiudere il consorzio. Duelli verbali inutili, visto il conteggio totale dei millesimi a disposizione. Difficili da interpretare i motivi che hanno indotto i consorziati a non partecipare ad un'assemblea che doveva rappresentare la fine del pagamento di un ulteriore balzello, quello dei costi consortili, che resta al momento ancora in capo ai consorziati. Molti ritengono che la causa della mancata partecipazione sia dovuta ai conflitti emersi soprattutto negli ultimi mesi tra i due gruppi che si contendono il primato della soluzione. C'è chi sostiene che alcuni consorziati non avrebbero mai ricevuto la convocazione. Da quello che ho sentito dire è che mancano le convocazioni all'assemblea, pertanto se è così, insomma, la situazione è grave. Pur se fosse vero, questo varrebbe per gli effetti legali. Ma chi potrebbe dire di non aver saputo che si sarebbe svolta un'assemblea così importante, con tutto il baccano che l'ha accompagnata? Restano sullo sfondo molti problemi da risolvere, le morosità, il collaudo delle opere. L'assemblea è costata 17.000 euro. Preoccupato di come stanno procedendo le cose, il sindaco di Ladispoli. Va preso atto e soprattutto l'attuale consorzio deve prendere atto che non si riesce a convocare un'assemblea con il numero legale. Quindi a questo punto si dovrà fare quello che dice il codice civile in queste situazioni. Il Comune ha fatto tutto quello che poteva fare, ha offerto tutta la sua disponibilità, però poi se non c'è una reale partecipazione o se non c'è la capacità di convogliare la maggioranza o quantomeno i numeri necessari su delle decisioni, valuteremo ogni tutti gli aspetti. Molti partecipanti hanno accusato i costruttori che non hanno partecipato di non volere la chiusura del consorzio. La maggior parte delle quote ce l'hanno i costruttori e questi non hanno interesse a sciogliere Cerreto, in quanto hanno sempre interesse a cementificare sempre più Cerreto. Ma io ritengo che sia un'accusa falsa, perché di costruttori oggi ne ho visti parecchi che hanno depositato i loro millesimi, quindi le loro quote di partecipazione all'interno del consorzio, quindi non penso che sia questo il problema. Il problema è diverso. Io ritengo che ci siano oramai dei comitati spontanei che abbiano reso ostaggio il consorzio e non lo pongano in posizione di poter decidere un qualcosa di valido realmente e legalmente. Per cui oggi l'assemblea, adesso poco fa, è stata chiusa, non abbiamo raggiunto il quorum dei 251 millesimi, per cui è naufragata anche il tentativo del sindaco di poter mediare a una situazione che io ritengo oramai sicuramente compromessa. È chiaro che il liquidatore attualmente rimarrà in carica fino a che ne arriverà uno nuovo, che poi a nominarlo sia un'ulteriore assemblea o il tribunale o altre decisioni non so quello che si potrà fare in futuro, però di sicuro è che oggi è stata posta un'ulteriore pietra sul fatto che il consorzio in questo momento non si può chiudere. Per colpa di chi? Ripeto, secondo me ci sono dei comitati probabilmente spontanei, prima grandi, poi divisi, e questi frazionamenti, queste divisioni hanno fatto sì che, ripeto, il consorzio è ostaggio di queste persone. La mia proposta è questa, che effettivamente, visto che il comune di Ladispoli ha notevolmente abbassato la quota che gli interessa, sono soldi facilmente reperibili, tra molti morosi sono disposti a pagare. Intanto si prendono quei soldi e si viene incorporato all'interno del comune di Ladispoli. Per i grossi morosi e i furbetti vale le regole che valgono per tutti i cittadini, nessuna sanatoria e chi deve pagare deve pagare. Ci confronteremo con l'amministrazione comunale di Ladispoli, con la persona anche del
sindaco Crescenzo Pagliotta, in cui ci darà indicazioni, consigliare cosa fare per il futuro. La mia idea sarebbe che l'amministrazione comunale, per mezzo del suo legale rappresentante, del consiglio, tutto, si trovi una formula per chiudere definitivamente quest'annoso, dopo 22 anni di tribolazioni, questo consorzio. Se questo non avvenisse, perché l'amministrazione comunale nella sua anche volontà, ma non legalmente possibile, l'unica strada a questo punto, anche se il consorzio attualmente ha dei liquidatori, ma per volontà popolare l'unica strada è di portare tutto al tribunale. Al termine dell'assemblea abbiamo effettuato un confronto tra due dei protagonisti, uno per parte, del dibattito assembleare. Secondo me i motivi per cui la gente non ha partecipato oggi sono praticamente che purtroppo il comitato, strada facendo, non si è trovato d'accordo. Per quello che riguarda il mio pensiero, che la parte che è rimasta con noi crediamo che la controparte abbia sbagliato a comportarsi come si è comportato. Comunque, quello purtroppo che rimane è il dato di fatto, che questa assemblea è andata per aria e che purtroppo non si risolve ancora questo annoso problema e che molto probabilmente si andrà a finire al Tribunale Civitavecchia. Prima di tutto è da verificare se le convocazioni siano state fatte tutte quante, perché forse c'è un problema di mancate notifiche delle convocazioni. Secondo, la gente sicuramente è stanca e vuole chiudere questo consorzio, però purtroppo se la gente non si attiva nessuno ci risolve i problemi, dobbiamo imparare a risolverci da noi i problemi. In prosura si possono auspicare solo due cose: o che il sindaco, e lo può fare, non è vero che non lo può fare, si assume il carico del consorzio e lui può nominare un liquidatore se vuole, lo può fare, non è vero che non lo può fare, lui si deve assumere la sua responsabilità politica in tutto questo. Poi, se no, si potrebbe anche rifare un'altra assemblea, però il problema è che i cittadini devono partecipare, perché se no siamo da capo a 12. Per quanto riguarda la situazione attuale, al momento il liquidatore l'unico compito che ha è quello di portare i libri in tribunale, e sarà poi il tribunale a nominare un liquidatore, a meno che il sindaco con un atto proprio si assume tutta la responsabilità e procede a nominare lui un liquidatore. A noi sta bene questo discorso, però purché sia assicurata la trasparenza e siano garantiti tutti i cerretini. La posizione di coloro che sono morosi vanno portate in transazione, vanno valutate bene le somme che devono essere pagate, perché qui in 20 anni sono stati perpetrati veramente delle cose assurde, e poi è dimostrabile anche dagli ultimi bilanci che hanno tentato comunque di propinarci, e questo ovviamente non può essere imputato a chi è andato in tribunale. Poi questi morosi, sempre questa questione di morosi, ma ci sono morosi e morosi, probabilmente c'è una quota di gente che lo fa per vizio, ma la maggioranza, il 90%, è gente che ha lottato, è andata in tribunale. Noi non vogliamo niente da chi ha pagato tutto, vogliamo soltanto far pagare quello che è vero, e quello che ci sono, i soldi che si tireranno fuori, si ultimerà quello che si deve ultimare. La ringrazio. Io, per quanto riguarda i morosi, sulla base della proposta del Comune ovviamente cambia il costo del consorzio, quindi gli oneri consortili a carico di ciascun consorziato cambia. Questo comporta che chi ha versato tutto sulla base delle vecchie somme andrà a credito, e rifare i stessi calcoli per quelli che sono gli attuali morosi significa che diminuirà il debito. Però secondo me anche chi ha pagato può rivendicare le stesse istanze dei non morosi, però così non se ne esce più. Secondo me bisogna mettere tutti adesso sullo stesso piano. Allora, chi ha pagato, volente o nolente, ha pagato, si ricalibra il costo del consorzio, e chi non ha pagato sulla base del nuovo calcolo dovrà pagare, messo in condizioni di pagare, magari senza interessi e agevolare i pagamenti, però dovrà pagare, perché dovremmo essere tutti uguali e non fare i furbi e i meno furbi. Grazie. È stata avviata una raccolta firme per chiedere l'indizione di un referendum popolare dei consorziati del Cerreto, che abbia natura giuridica, per arrivare alla chiusura del consorzio attraverso un mandato da assegnare al Consiglio Comunale, che a sua volta dovrebbe designare un liquidatore.